Ciao a tutti amici di Cristiano Ruiu TV, quest'anno anche un banale ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino diventa entusiasmante, magico. E a proposito di magia, non potevamo che titolare in onore di Tatarusano. Non è stato sicuramente il grande protagonista della partita, ma è stato quello che con le sue mani, le mani di Tata, è riuscito a far qualificare il Milan a un quarto di finale che sembrava stregato per le tantissime occasioni che ha avuto il Milan nei 120 minuti e nessuna di queste si è concretizzata. Addirittura il Milan ha colpito due pali, gli sono stati negati almeno uno, ma possono essere anche due rigori netti. Insomma, un Milan che sembrava davvero stregato nel passaggio del turno di Coppa Italia e che invece, grazie alla sua Tata, al suo Tatarusano, è riuscito a passare il turno. Sono contento perché si è riscattato il portiere di riserva del Milan dopo quella serataccia terribile che era rimasta negli occhi e nella testa di tutti i tifosi milanisti, che sicuramente ha fatto perdere al Milan due punti importanti nella corsa a scudetto contro la Roma. Una vera serataccia nella quale ha giocato probabilmente impreparato Tatarusano, perché era di poche ore prima il forfè causa Covid di Gigio Donnarumma. Questa volta si è riscattato dando la mano, anzi le sue mani, entrambe importanti sul rigore di Rincon, importantissime per il passaggio del turno del Milan in Coppa Italia. Tra l'altro, piccolo inciso sui calci di rigore, milanisti freddissimi, e Rincon con quella sua rincorsa così a passettini mi ha ricordato, mentre la stava facendo, il famoso Zaza, che è costato carissimo alla nazionale di Antonio Conte. Mi ha ricordato la rincorsa proprio del suo compagno di squadra Zaza, che aveva giocato proprio in questa partita, è stato sostituito da Belotti, meglio così direi io, perché Belotti in pochi minuti ha fatto molto più di quello che ha fatto Zaza nel resto della partita. Rincon l'ha emulato nella rincorsa, buon per il Milan perché ha sbagliato il rigore, ma è stato molto molto bravo Tatarusano, che tra l'altro aveva rischiato di parare anche il rigore precedente. Siamo partiti dalla fine, naturalmente, perché i rigori sono di pochi istanti fa e ci lasciano ancora l'entusiasmo, un entusiasmo che ci ha ricordato quello della serata anch'essa magica in Portogallo contro il Rio Ave di quest'estate. Anche in quel caso il Milan passò ai rigori dopo una partita davvero al cardiopalma, una partita che non aveva dominato. Invece in questo caso il Milan nei 120 minuti ha strameritato sul campo il passaggio del turno, però insomma bisogna segnare un rigore più dell'avversario, e in questi casi di solito la squadra che tanto produce, che tanto merita, che tanto fa durante la partita, si imbatte in un portiere, Milinkovic-Savic del Torino, nettamente il migliore in campo della partita. Spesso il portiere migliore in campo della partita poi si ripete anche nei calci di rigore, e spesso sono fatali alla squadra che ha creato molte più opportunità. Questa volta invece il dio del calcio non ha voluto così, dio del calcio che quest'anno sicuramente non è contro il Milan, anche se, come abbiamo detto, gli episodi sfortunati di questa sera sono stati numerosi. Andiamo però ad analizzare adesso, passo dopo passo, questa partita che vedeva il ritorno di Ibrahimovic dopo 50 giorni dal primo minuto. Ibrahimovic che, come ha detto Pioli, aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe, e sicuramente non abbiamo visto un Ibrahimovic brillante, sciolto, insomma quello che avevamo lasciato prima dell'infortunio. Ma sarebbe stato strano vedere un Ibrahimovic di quel tipo. Ha messo 45 minuti nelle gambe, tra l'altro, per quelli che ho sentito che hanno criticato Ibra, dico, una conclusione in porta, è vero, verso la porta, non in porta, ma anche due assist importanti, uno per Brahim Diaz e l'altro per Leao. In particolare l'assist per Brahim Diaz, secondo me, ha generato anche un calcio di rigore sullo spagnolo, rigore che Valeri non ha concesso. Ecco, faccio un piccolo inciso sull'arbitraggio di Valeri. Questa sera mi è sembrato molto intransigente con il Milan e con i giocatori del Milan. Non vorrei che avesse fatto effetto, magari in modo inconscio, il battage mediatico che si è avuto sui rigori concessi al Milan in queste partite. Nel dubbio, Valeri non ha dato nessun calcio di rigore per il Milan, neanche quello che era nettissimo nel secondo tempo ai danni di Leao, un rigore che è costato l'espulsione a Gigio Donnarumma. È vero, comunque avrebbe giocato Tatarusano le prossime partite di Coppa Italia, la prossima sarà il 27 gennaio, però farsi espellere per proteste dalla panchina sicuramente non è una cosa intelligente, sicuramente non è una cosa da un ragazzo esperto, nonostante la giovane età, come Gigio Donnarumma. Un errore che non deve ripetere Gigio se vuole essere, qual è, un fuoriclasse straordinario. Deve esserlo in campo e anche quando sta fuori dal campo. Ripeto, farsi espellere per proteste dalla panchina non è davvero una grande prova di maturità. Naturalmente tempo di crescita, non vogliamo colpevolizzare
Gigio per questa leggerezza. Ritorniamo alla partita dopo aver analizzato la gara di Ibra, molto importante per mettergli minuti nelle gambe in vista di Cagliari, perché lì Leao non ci sarà squalificato, Rebic al momento è ancora alle prese con i test positivi del Covid, quindi Ibrahimovic dovrà guidare l'attacco se tutto va bene per 90 minuti, speriamo che ce la faccia nella gara che potrebbe regalare al Milan sulla carta, se non dovessero vincere Inter o Juve il giorno prima, il titolo di campione d'inverno, battendo appunto i sardi in casa loro. Primo tempo nel quale il Milan ha lasciato un po' di iniziativa anche al Torino, ma comunque ha creato palle gol importanti. Nella ripresa invece non c'è stata partita, il Milan ha cominciato a macinare il gioco, tra l'altro dobbiamo dire con alcuni interpreti che ci hanno stupito ancora una volta. Partiamo da Kalulu, eccezionale perché ha dimostrato di essere bravissimo a fare difensore centrale, ma che il suo ruolo vero è quello di esterno destro, esattamente come giocava nel Lione in squadra B, perché questa sera si è rivelato devastante, davvero impossibile fermarlo su tutti i palloni, tutti i contrasti, bene anche in fase propositiva. Poi quando le necessità l'hanno richiesto è tornato a fare difensore centrale e anche lì si è distinto per non sbagliare nemmeno un pallone. Davvero grande prova quella di Kalulu. Mi è piaciuto molto, e questa non è una novità per quanto mi riguarda perché lo ripeto sempre, Diogo Dalot, mi è piaciuto molto soprattutto sulla fascia sinistra, dove ha messo dentro tanti tanti palloni importanti, ha colpito anche un palo, mi è piaciuto anche sulla fascia destra. Complessivamente una bella prestazione quella del portoghese, peccato che non sia del Milan, ma io lo sostengo da tempo. Una conferma quella di Calabria, centrocampista centrale, e anche qua c'è da fare i complimenti a questo ragazzo che prima sembrava che non potesse fare l'esterno destro nel Milan, invece ha dimostrato di saperlo fare egregiamente, adesso addirittura può anche essere utilizzato come rincalzo come centrocampista centrale. Un'opportunità molto molto importante per Pioli e per il Milan del futuro. A dispetto di quello che qualcuno dice, non mi è dispiaciuto Tonali stasera, ha fatto 120 minuti senza mai staccare la spina, è vero ha sbagliato qualche passaggio, ma la presenza, la costanza di Tonali, che io ribadisco sempre, Tonali non è un giocatore appariscente, se noi chiediamo a Tonali i colpi di Pirlo non li avremo mai, soprattutto non li avremo finché il ragazzo non ha ancora 20 anni. Ma la costanza nella partita, quella la garantisce sempre. Stasera mi è piaciuto Tonali, soprattutto dopo 120 minuti tirati in quel modo, calciare un rigore sotto l'incrocio dei pali con quella sicurezza non è davvero da tutti, è da grande giocatore. Non stiamo nemmeno a elogiare che sì per quando è entrato in campo, perché ormai è una garanzia come anche Çalhanoğlu, anche per lui che aveva avuto qualche problema fisico pochissimi giorni fa, 120 minuti tirati e il rigore decisivo segnato come quinto della serie, quindi anche qua davvero un plauso a Çalhanoğlu. Mi è piaciuto, mi entusiasma, ha fatto vedere delle cose eccezionali Brahim Diaz, soprattutto in fase di rifinitura, davvero delle palle eccezionali, ne ha data una a Leao stupenda, ma ha fatto davvero tante cose buone, poi alla fine era esausto. Se possiamo tirargli un po' le orecchie, dobbiamo dire che deve essere più freddo, più lucido sotto porta, perché stasera Brahim Diaz secondo me ha sbagliato davvero qualche gol di troppo. Mi è sembrato più lucido, anche lui però ha fatto tanti errori sotto porta, Rafael Leao, peccato che non ci sarà a Cagliari, sapete quanto io lo ritenga importante, stasera gli è mancato il gol, lui e Diaz sono stati sicuramente quelli che hanno sbagliato di più in fase conclusiva, anche se si sono fatti sempre trovare presenti. Purtroppo 120 minuti un po' sprecati, e questa è la nota, mi spiace dirlo, dolente della serata, quella di Auge, perché ancora una volta non ha fatto nulla di importante, è sembrato un po' addirittura avulso dal progetto, e questo spiace perché ha le potenzialità per essere davvero un ottimo prospetto. Questa sera ancora una volta non l'ha fatto vedere, forse sta subendo un po' il contraccolpo, non dimentichiamo che Auge non ha neanche mai smesso di giocare, quindi quando ha giocato in Norvegia poi è arrivato al Milan e non ha mai staccato praticamente, forse anche se molto giovane avrebbe bisogno di un po' di stacco soprattutto mentale, perché l'abbiamo visto un po' appannato mentalmente. Dispiace perché, ripeto, ha le carte in regola e lo ha già dimostrato per essere anche titolare in questo Milan. E a proposito di titolari in questo Milan, non mi è dispiaciuta la personalità con la quale è entrato in campo il giovane Holzer, ma soprattutto dobbiamo elogiare Musacchio, che dopo tantissimo tempo è ritornato, si è fatto trovare presente, e forse è stato un po' un segno del destino questo infortunio a Simakan, che il Milan stava comprando anche con un esborso significativo a livello economico.
l'interruzione dell'operazione Simacan ha indotto il Milan a livello di dirigenza e di area sportiva a ritentare con Musacchio, dopo che lo stesso procuratore aveva fatto sapere che insomma lui era molto legato al Milan e che avrebbe voluto onorare il contratto fino alla fine di questa stagione. Dobbiamo dire che ha dimostrato di essere un grande professionista, perché si è fatto trovare pronto, poi naturalmente si è fatto sostituire perché non aveva i 90, tantomeno i 120 minuti nelle gambe, ma io dico che questa sera il Milan può pensare di non prendere nessun difensore centrale, perché c'è lì Musacchio. Tra l'altro, con un pizzico di rammarico, nelle scorse settimane il Milan è andato spesso in emergenza in quel ruolo, e se si riconciliava a livello così anche umano il rapporto con Musacchio poteva essere importante. Però ha dimostrato Musacchio di essere presente, secondo me tornerà utile da qua fino a fine stagione. Non ci dimentichiamo che con lui e Romagnoli la difesa di Gattuso aveva dato grande soddisfazione a questo Milan, anche se quell'anno poi il Milan non riuscì ad andare in Champions League. Sono contento di aver ritrovato Musacchio e sono contento di aver ritrovato e di aver visto il riscatto di Tatarusano, che era stato davvero esageratamente sbertucciato da tutti, da me per primo, per quella serataccia di Roma. Questa volta ci ha regalato una serata magica, una serata datata, anzi da fata. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo come sempre di seguire anche i consigli, le indicazioni, i video tutorial del canale YouTube di scommesse.commenti e recensioni.com. Trovate sempre il link in descrizione, il logo sempre nelle copertine dei miei video. Seguitelo quando vi apprestate a così disegnare le vostre scommesse, le vostre combinazioni, perché danno sempre risultati, consigli molto utili per azzeccare i risultati. Non so se avete azzeccato meno il risultato di questa sera di Milan-Torino, l'importante è che ancora una volta l'abbia azzeccato il Milan, che rimane in corsa su tutti e tre i fronti: campionato, primo; Europa League, qualificato ai sedicesimi di finale; Coppa Italia, qualificato agli ottavi. La stagione magica continua. Ciao da Cristiano Ruiu TV.